magari erano molto concentrati sul mondiale, quindi qualcosa si perde dispendio di energie e superano adesso stanno già la settimana scorsa. Senta, cosa prova un allenatore come lei? Lei ha fatto la gavetta dal Paternò, la A se l'è guadagnata sul campo. Domani gioca una partita che molti definiscono uno scontro diretto per la Champions. Le dà una soddisfazione, le dà una sensazione particolare questo, una partita diversa dalle altre? Dà una soddisfazione particolare sempre, a prescindere se si può definire il confronto diretto o meno, magari contro queste squadre, Milan, Inter, Juve, qualche altra, sicuramente è un motivo di grande soddisfazione. Ecco, adesso il calendario li ha messi proprio in fila, Milan, Inter e Juve. È un vantaggio o uno svantaggio affrontarle tutte insieme praticamente in un solo mese? Ma questo possiamo dirlo alla fine del ciclo per capire quanti punti riusciamo a fare. Sicuramente è un periodo impegnativo perché è chiaro che hanno qualcosa in più rispetto a tanti altri avversari. Questo sicuramente ci deve dare la possibilità di fare un tipo di lavoro importante, l'approccio alle partite deve essere massimale sempre perché non possiamo permetterci rilassamenti o concedere qualcosa a questi avversari, dobbiamo curare i particolari, i dettagli, non concedere niente perché hanno in organico, oltre all'organizzazione dati, hanno in organico campioni che possono determinare la partita in qualsiasi momento con qualche giocata che ha dato qualcosa. Cosa deve stare più attento al Milese domani? Quello che ho detto prima, bisogna stare attenti a non concedere niente, a essere concentrati sempre al massimo e non dare spazi sicuramente perché loro difendono in sette e poi sono sempre pronti a ripartire con i tre attaccanti, quindi bisogna essere sempre equilibrati e attaccare con un certo equilibrio, e quindi per non cercare di mettere la difesa, diciamo, avere sempre una copertura in più, e non rimanere uomo contro uomo con i loro attaccanti. Forse il fatto che vi manchi il migliore incontrista domani in questo senso è uno svantaggio. No, questo lo dirà il campo perché anche D'Agostino e Remenco in fase difensiva se la cavano bene, ecco. Però non è questione di uomini, è questione di equilibrio, è questione che quando non siamo in possesso palla dobbiamo rientrare tutti per coprire più spazio, cioè per coprire bene gli spazi e per non dare modo agli avversari di giocare in spazi ampi dove loro magari con la velocità che hanno sono molto forti. Quindi la questione è che quando si perde palla bisogna rientrare immediatamente per ricompattarsi nel minor tempo possibile. Shevchenko, se dall'Italia non arrivano grossi attestati di stima per l'Udinese, però dall'estero in molti se ne accorgono. Shevchenko lo ha detto apertamente che è una delle più belle sorprese, ed è una delle più belle realtà del calcio italiano. Lo sorprende sempre e ammira molto Di Natale e il modo di giocare della squadra. Ci fa piacere sentire tanti che, diciamo, si esprimono in questa maniera nei nostri confronti, è un motivo in più per cercare di non smentirli, cercare di continuare a lavorare sempre con la stessa intensità che abbiamo Ha problemi fisici di qualche giocatore, no? Al di là di quelli che sappiamo essere fuori, tipo gli infortunati storici, c'è anche Zapotocni, no? Per il resto non ci sono dubbi fisici. Bodo sarà in panchina. Sì. Il Bodo è in grande crescita, sicuramente non ha i 90 minuti, però voglio dire, e neanche magari l'intensità, però è in una fase importante, una fase di crescita, l'ha dimostrato mercoledì, un giocatore che sicuramente può dar fare bene in questo periodo.
giocatore del Milan al quale fare più attenzione? Cioè, quello che l'ha colpito di più è che ha detto ai ragazzi attenti a questo, se c'è. Non ce n'è uno in particolare, perché sono tutti giocatori di grande qualità tecnica. Sicuramente per la posizione in campo e per le qualità che ha, è quello che bisogna attenzionare maggiormente, proprio ripeto, perché oltre alle qualità che hanno anche altri suoi compagni, lui gioca in una posizione che non è facile, diciamo così, da contrastare sempre con lo stesso riferimento, ecco, perché è un giocatore che si smarca sempre, c'ha libertà di azione, quindi bisogna essere bravi a scalare bene le marcature, sia quando si abbassa davanti ai mediani, sia quando si smarca dietro i mediani, quindi bisogna staccare sempre il difensore, accorciare, non farlo girare, perché è molto pericoloso quando si gira tutta la linea difensiva. Mister, quanto può pesare l'assenza di Pirlo? Perché comunque è un giocatore con caratteristiche particolari, cioè non c'è un vice Pirlo nel Milan, sì. Come, e non solo nel Milan, in tante altre squadre. Come caratteristiche sicuramente probabilmente non ne hanno, sì, è un giocatore fondamentale perché sa dettare il ritmo, però lo hanno tantissima qualità, per cui probabilmente giocheranno con un interditore in più, perché magari Pirlo è più organizzatore rispetto a chi potrà giocare, che di conseguenza a volte in certe occasioni può essere utile qualche interditore, però chiaramente Pirlo è un giocatore fondamentale non solo per il Milan ma anche per la nazionale, perché è un giocatore che sa dare ritmo, sa dare qualità, verticalizza e è forte sui calci piazzati, quindi diciamo che va bene così, ecco. Anche loro oltre a noi hanno qualche, sicuramente questa assenza è pesante come quelle nostre, anche se che sicuramente chi andrà in campo farà in modo di non far rimpiangere chi gioca in continuità. Mister, un grande ex dell'Udinese, Zico, ha detto che questo Udinese potrebbe anche arrivare quarta, se però nel campionato si dimostrerà ancora più convinta e determinata, cioè credendoci. E cosa risponde? Non risponde, ma cioè, come se noi non ci crediamo, capito? Volete il percorso che noi vi diciamo, noi contiamo al quarto posto. Questa è la domanda, perché ci dobbiamo, quindi a lui ha trovato la soluzione. No, se ci crediamo ci arriviamo, se non ci sembra è normale che noi cerchiamo di fare sempre il massimo. Dire che se arriviamo o non arriviamo è presto per parlare. Noi siamo convinti che ogni partita non ce la giochiamo con tutti, quindi, e perciò daremo sempre il massimo in ogni partita e poi i conti si faranno alla fine. Ma se uno ci crede arriva o non ci crede non arriva. Noi dobbiamo credere, essere consapevoli dei nostri mezzi. Dobbiamo sicuramente, il campo ci ha detto che noi non possiamo avere approcci leggermente al di sotto delle nostre possibilità alle partite, perché paghiamo sempre. Quindi il carico di responsabilità, che a volte può essere deleterio, come ho detto in altre occasioni, viviamo le partite come abbiamo fatto prima. Sicuramente tutti ci credono a fare